Ed eccoci qui con un nuovo episodio della serie dei calciatori che seguo, serie in cui andiamo un po' a parlare di alcuni giocatori in giro per il mondo che reputo intriganti, calciatori comunque che a me piacciono e che vado a consigliarvi perché secondo me potrebbero far bene in futuro, stanno facendo bene, eccetera. Non ovviamente si tratta di una relazione di uno scout internazionale, però semplicemente un piccolo commento su alcuni calciatori che secondo me sono intriganti, ecco, profili intriganti in giro per il mondo. Sicuramente, a parte poi qualche caso rarissimo, non andiamo a parlare di gente come CR7 oppure Messi, ma ovviamente di calciatori di Serie C, Serie D, campionati stranieri, esteri, particolari, Serie B olandese, tutti questi campionati ovviamente che non sono sotto gli occhi di tutti. E in questo senso partirei da un prospetto di cui si parla ampiamente e direi giustamente bene, del Club Libertad, formazione che milita nel campionato paraguayano. Al di là delle scritte, Julio Enciso, attaccante, classe 2004, calciatore di ottime qualità. Tra l'altro cerco di andare anche abbastanza velocemente perché ho diversi nomi da sottoporvi e in questi giorni, anzi in queste settimane più che altro, perché non vorrei che sia un, anche perché non è una serie che ha un obbligo di scadenza, nel senso magari per esempio le notizie scadono perché non posso parlare di notizie di 9 mesi fa, per dire. Però ecco, queste sono video che possono uscire anche da 2 anni volendo, quindi sicuramente sarà più a cadenza settimanale, credo io. Però vi dicevo, Enciso è attaccante di altissimo livello, molto molto giovane, ma si muove già bene e pure fisicamente non è male, diciamo. Giocatore, come dicevo, comunque di ottime qualità, che già sta segnando a raffica nonostante l'età. Certo, non che il campionato paraguayano sia di un livello straordinario, per di più gioca in una formazione che ogni anno arriva nei primi posti della classifica, però si tratta di un giocatore di ottima prospettiva che sa giocare anche, diciamo, spalla alla porta con la squadra ed è molto bravo nei movimenti senza palla, secondo me. Quindi un giocatore da seguire assolutamente, soprattutto per la giovanissima età. Ecco, proseguendo, rimaniamo sempre a parlare di giovani e nello specifico di un giovane, anche qui, di ottima prospettiva. Stiamo parlando di Simone Pafundi, quindi di Udinese, un Udinese che tra l'altro ha vinto il campionato di Primavera 2 girone A, quindi andrà a giocare la Primavera 1 l'anno prossimo. Pafundi, giocatore che tra l'altro ha rinnovato da qualche mese, ha firmato il primo contratto professionistico con l'Udinese. Stiamo parlando di un trequartista, classe 2006, con ottima personalità, che già si è distinto in primavera portando a casa molti bonus sia in termini di gol che in termini di assist. Giocatore che tra l'altro batte molto bene anche le punizioni e ha veramente un'ottima tecnica e un'ottima qualità. Grande prospettiva per lui, soprattutto considerando l'età, e ha praticamente sempre giocato con giocatori quasi pari età, però è un 2006 e solitamente in primavera giocano 2003, 2004, 2002, quindi diciamo che si è confrontato con gente anche 2-3 anni più grande che a quell'età fa la differenza, quindi sta dimostrando di essere un prospetto molto molto intrigante. A questo punto però, sempre in ambito prospetti, ci spostiamo in quello che è forse il mio campionato preferito in quest'ottica, cioè la Serie B olandese, perché ci sono diversi giocatori molto molto intriganti poi disseminati un po' per tutte le squadre, e questo poi quello che rende il campionato è molto avvincente. Ci parliamo un po' in questo senso di Ajax Under 21 e di Kian Fitzgim, centrocampista, classe 2003, quindi molto molto giovane, ottima tecnica, non è tanto un giocatore di qualità straordinarie quanto più un recupera palloni, uno che lo mette lì in mezzo al campo e che svolge il ruolo di mediano. Come dicevo, a questo aggiunge anche una discreta tecnica, una buona tecnica di base, assolutamente non male, ottima prospettiva per lui, e ricopre un ruolo un po', diciamo, difficile da leggere, soprattutto in generale comunque nelle partite, no? Spesso
Anche Jorginho, uno molto spesso non lo vede, ma in realtà se uno guarda bene la partita, Jorginho forse quello che per esempio mi viene in mente, no? Che ha il ruolo più importante di tutti nel ripulire le azioni, nell'intercettare i palloni, però ovviamente lì si nota nei momenti in cui uno guarda la partita in maniera realmente concentrata e realmente interessata. Ecco, FitzJim svolge un po' questo tipo di ruolo, comunque importante nell'economia di una squadra, assolutamente fondamentale e quindi assolutamente giocatore comunque che a me intriga, di buon livello e quindi assolutamente da seguire per il futuro, così come Nasi Unuvar, stiamo parlando anche qui un giocatore di altissimo livello, ha la classe 2003 anche lui, ottime qualità, porta a casa veramente tanti bonus sia in termini di gol che in termini di assist. E grande personalità per lui, giocatore con un'ottima prospettiva di fronte a sé e quindi un po' brevilino nel senso un po' bassino, però giocatore assolutamente intrigante. Ecco, giocatore che sta facendo bene nell'Ajax, ma che gioca talvolta anche nell'Under 21 è Mohamed Kudus, altro profilo secondo me interessante da seguire. Lui ha ottime qualità e partiamo da qui, un'ottima tecnica di base. Ricopre ruolo di mezzala, però spesso si ritrova anche a giocare nella metà campo avversaria, vicino alla porta. È un giocatore che sa anche inserirsi, ottima visione di gioco, come dicevo, buona tecnica e anche lui grande prospettiva. Diversi talenti che sono forse più le stelle migliori presenti nella formazione giovanile dell'Ajax, che comunque ha una cantera, definiamola così, di altissimo livello. Sforna ogni anno giocatori assolutamente intriganti e Kudus è uno di questi, è già nel giro anche della prima squadra e c'è da dire che se lo merita. Anche lui, giocatore comunque giovane, per quanto già più anziano rispetto a FitzJim e allo stesso Unuvar, poiché lui è classe 2000, però ancora lo possiamo definire certamente giovane, non è un giovanissimo, ma è, cioè, 2000 ragazzi è giovane. Sicuramente non possiamo definirlo anziano, perché sennò le percezioni, diciamo, che sono poco tarate. A questo punto, rimanendo sempre in Serie B olandese, vado a sottoporvi il buon Christian Conte. Ci spostiamo nel Dordrecht, squadra, come dicevo sempre, che milita nel campionato di Serie B olandese e giocatore molto intrigante. Ha la classe 1999 che abbina velocità e imprevedibilità, palla al piede, bravo nell'uno contro uno, nei dribbling e profilo assolutamente interessante. Certo, potrebbe migliorare nei bonus poiché ha siglato 3 gol e 4 assist se non vado errato, quindi forse un pochino poco, diciamo, ma in realtà è un giocatore che quando schierato ha sempre dato il suo contributo, è ancora relativamente giovane e secondo me è da seguire. Sicuramente di buon livello. Certo, non stiamo parlando di un giocatore, ecco quello che voglio far passare anche con questo format. Non è che io sto parlando di giocatori da Champions League, sto parlando di buoni giocatori. Per esempio, Conte potrebbe giocare magari una Serie B italiana, sarebbe interessante da vedere, dove magari può crescere, giocare in un Genoa, giocare magari in una Samp, non è che diventerà per forza il nuovo, che ne so, il nuovo Neymar, in questo caso, essendo un esterno, o lo stesso, cioè, sono giocatori buoni, soprattutto a livello attuale, nelle formazioni in cui giocano, nei campionati in cui militano, questo molto semplicemente, non che. Per esempio, adesso vi vado a parlare di Fahd El-Koumisty che gioca in Serie B, anzi, mi sembra in Serie C francese nel Concarneau. Non è che stiamo parlando di un giocatore che militerà tra qualche anno nella Juventus, ma che in relazione al campionato in cui milita è assolutamente interessante. In questo senso, El-Koumisty è un attaccante che ha fatto una stagione di altissimo livello, ben 15 gol siglati. Un giocatore che ha tra l'altro anche un buon fisico, un ottimo tiro da fuori e bravo, devo dire, anche nei movimenti. Questo bravo sputo nei movimenti senza palla mi ha colpito per questo. Un giocatore intrigante, secondo me. Ripeto,
soprattutto in relazione al livello in cui cioè al campionato in cui gioca. 15 gol non sono assolutamente pochi, giocatore sicuramente di buon livello. A questo punto però torniamo un po' a parlare di Ajax, due altri profili secondo me interessanti. Che poi sono giocatori che fanno su e giù tra under 18, under 21, eccetera. Però il primo tra questi due di cui vado a parlare è Christian Nilsson. Linsson è un centrocampista, classe 2004, quindi anche lui molto giovane, giocatore di ottima prospettiva, che abbina tecnica di base, qualità importanti e tra l'altro anche rigorista, batte i calci di rigore, è un giocatore molto intrigante, di nazionalità islandese, milita nell'Under 21 islandese, secondo me è il giocatore da seguire, che ha un buon futuro di fronte a sé, poi vedremo, magari diventerà un bidone. Onestamente, però, considerando le qualità che ha ad oggi, non penso, anche perché io credo che uno, se certe qualità, queste non svaniscono dal nulla, cioè non è che svaniscono perché Ilson è un mago prestigiatore. Se non riesce a dimostrare di essere cioè di dimostrare le qualità che sta facendo vedere ad oggi, vuol dire che è un problema prettamente mentale. Ripeto, se un giocatore dimostra per anche una stagione certe qualità tecniche, ma anche per due partite, quelle qualità vuol dire che tu ce le hai, che tu se le applichi vuol dire che le hai in te. Poi sta a te applicarle, saperle applicare con continuità. Ecco qual è il discorso. Quindi se uno non riesce a dare continuità, è un problema non tanto di qualità tecniche, ma di qualità mentali, quello è il discorso. Detto qua, o di limiti mentali caratteriali. Ecco, detto questo, un altro giocatore molto intrigante per il futuro è certamente Silvano Voss. Stiamo parlando sempre di un centrocampista, di un mediano, di ottima prospettiva, classe 2005, che attualmente milita nell'Under 18, nelle giovani e nel giro anche delle giovanili dell'Olanda. Un giocatore che secondo me nei prossimi anni farà la scalata nell'Ajax a livello di categorie, ottima prospettiva per lui, buona tecnica e anche lì grande personalità. Anche lui un po' come Fitz Jim, una sorta di mediano, però ripeto, aggancia, se vogliamo dire così, utilizzare questo termine abbastanza improprio, però una buona tecnica di base che non fa mai male. A questo punto, detto ciò, direi che possiamo andare un po' avanti parlando di. Allora, io onestamente, ecco, un altro discorso. Qui in questa serie vorrei parlare anche un po' di calciatori delle calabresi, che per quanto sia una serie rivolta, ripeto, a magari parlare un po' e dare spazio anche a gente giovane, ad altri campionati e tante altre cose, però secondo me anche qualche calciatore che a me piace o che reputo di buon livello per esempio in eccellenza o comunque in Serie D, in campionati minori del nostro panorama, io ne parlo tranquillamente. Anche se in realtà già l'abbiamo fatto, perché mi ricordo che abbiamo parlato di diversi giocatori del Soriano ai tempi, oppure della Reggio Med, perché comunque effettivamente li reputo intriganti, quindi ne parlo. Non è cioè, il discorso è che in questa serie io voglio semplicemente parlare di giocatori che mi interessano, che seguo abbastanza perché reputo di buon livello. Molto semplicemente quello, e quindi questo faremo. Adesso tutto questo discorso semplicemente perché dovevo prendere tempo perché non va il wifi. Adesso vediamo di farlo andare.
Ah, ok, ce l'ho fatta, scusate il tempo perso, ma allora, detto questo, continuiamo a parlare un po' di calciatori sempre del programma olandese. Scusate un attimo questo tempo morto, però il wifi non mi è di aiuto e quindi devo trovare delle altre soluzioni. Ecco, proseguirei parlando un po' di un altro giocatore veramente, veramente intrigante. Stiamo infatti parlando di Johan Bakayoko. Johan Bakayoko, ala, classe 2003, sempre nelle divisie 2, diciamo così, che non si chiama così, ma cioè la serie B olandese, e giocatore molto intrigante. Milita nel PSV Under 21, ottima velocità, ottima tecnica, e tra l'altro questo abbina anche il fatto che batte i calci piazzati. Quindi ottimo calciatore, tra l'altro stagione di altissimo livello, nel momento in cui sto registrando ha fatto ben 17 gol in campionato, da esterno, non da prima punta vera e propria, anche perché, ripeto, batte i calci piazzati, tantissimi bonus portati a casa in questo senso, ottima prospettiva e assolutamente giocatore molto molto intrigante. Ma così come sempre nel PSV Under 21, Matthijs Tielemans, che onestamente non so se abbia qualche parentela con il più noto calciatore dell'Eister, Juri Tielemans, però detto questo stiamo parlando di un centrocampista anche in questo caso molto intrigante. Un anno più anziano, classe 2002, anche lui buona tecnica, buone qualità e ottima visione di gioco, un giocatore, un centrocampista di livello assolutamente, che sta facendo una buona stagione per quanto forse possa fare più in termini di bonus, perché finora ha portato a casa non ha dato questa grande mano in termini di tabellino, ecco, di gol e di assist, però è certamente un centrocampista di livello con ottima tecnica e secondo me da tenere sott'occhio. A questo punto però parliamo proprio di eccellenza, come vi dicevo in precedenza, perché un giocatore che a me piace molto è il buon Antonio Russo del Sersale. Attaccante classe 1989, giocatore molto, molto fisicato, un profilo di alto livello. Poi, per l'eccellenza, un giocatore che ormai conosciamo molto bene nel panorama dilettantistico calabrese, giocatore che batte anche i calci di punizione, che segna a raffica e anche i calci di rigore. Un giocatore che assolutamente fa un ottimo lavoro, tra l'altro anche spalla alla porta e su punto per vedere il suo fisico nel tirare anche alta la squadra. È importante per qualsiasi squadra poi, soprattutto nell'ambito dilettantistico calabrese, ed è un giocatore molto molto forte. Per quanto sia ormai abbastanza anziano, va verso i 33 anni, ormai ne ha 32, anzi 33 proprio, li compie a giugno, quindi verso i 33, però un giocatore di altissimo livello per la categoria, ma così come Giovanni Libri, stiamo parlando di un altro giocatore di altissimo livello, trequartista classe 1987, di un anno più grande rispetto a Russo, anche qui giocatore di grandissime qualità, tecnica di alto livello, anche lui batte i calci piazzati ed è assolutamente importante. Gioca nella Bovalinese e purtroppo con la Bovalinese è retrocesso, però diciamo che gli va dato atto che ha abbracciato un progetto molto complicato, perché Libri ha accettato di giocare per evitare la salvezza in eccellenza, quando per le sue qualità secondo me può giocare in qualsiasi squadra. Cioè Libri è un giocatore che per le qualità che ha può giocare dappertutto in eccellenza. E gli va dato atto che ha provato in tutti i modi a salvare una Bovalinese abbastanza condannata fin da inizio anno. Detto questo, altro giocatore che ha fatto una stagione straordinaria è Alfredo Trombino, come non citarlo, mister 40 gol, perché ormai vedremo un po' il cammino dell'Amorone nel post-season, perché nel momento in cui sto registrando deve ancora giocare la finale dei playoff che sarà in scena in casa della Reggio Mediterranea, quindi Trombino ha ancora la possibilità di segnare, ma a livello attuale ha fatto qualcosa come 37-38 gol, numeri straordinari per lui,
giocatore che batte i calci di rigore, questo ovviamente lo agevolano in termini di marcatura, anche perché un calciatore che fa 40 gol senza calci di rigore, cioè, sarebbe devastante. Ha la D alle porte, perché io credo che un attaccante che ha questi numeri meriti di giocare palcoscenici più importanti, quindi vedremo chi saprà o chi vorrà dargli una chance in Serie D, ma oltre a questo è ancora relativamente giovane perché è un classe 97. Giocatore che tra l'altro segna a profusione, si muove molto bene in area di rigore e ha anche una buona tecnica, perché Trombino comunque ha una buona tecnica, veramente attaccante di altissimo livello e spero che arrivi questa chiamata dalla Serie D che gli possa permettere di giocare ai palcoscenici, ripeto, più importanti, dove secondo me può tranquillamente dimostrare di essere del valore della Serie D, perché secondo me la Serie D la merita. Vedremo se poi sul campo anche sarà così. Ultimo calciatore, poi andiamo in chiusura, torniamo a parlare di Sersale e nello specifico di Felice Stranges. Stiamo parlando di un buon calciatore che a me onestamente piace non poco, un recupera palloni. Un giocatore che lotta veramente molto, soprattutto poi nelle partite che ho visionato, diciamo così, un calciatore di livello che secondo me merita il palcoscenico dell'eccellenza, giocatore assolutamente intrigante secondo me. Certo, non stiamo parlando di un fenomeno assoluto, ma di un calciatore che inserito in un progetto di un certo tipo può assolutamente essere più che utile alla causa. Quindi per questo ve l'ho voluto riportare qui. Detto questo, però, direi che possiamo fermarci. È arrivato il tempo di salutarci qua. Ci vediamo ancora al prossimo video. Ciao, ragazzi.